Allora, fratello mio, buongiorno, ci troviamo di nuovo questa mattina insieme. Ci viene incontro la liturgia di oggi. Come sempre ci sono due letture, la prima lettura è dell'Antico Testamento e la seconda lettura è del Nuovo Testamento, il Vangelo. Stiamo correndo verso la Pasqua, domenica prossima sono le palme, che come vi abbiamo già accennato, le vivremo insieme in quella maniera, ma poi ci diremo meglio le cose andando avanti domani, dopodomani, in questi giorni che verranno. Allora ci fermiamo stamattina un attimo sulla prima lettura dell'Antico Testamento, molto significativa e molto bella. Vi leggo il testo in modo che possiate anche comprenderla meglio. Dal libro dei Numeri, è uno dei cinque libri dell'Antico Testamento, che costituiscono la Torah, la legge. Ecco. In quei giorni gli Israeliti si mossero dal Monte Hor per la via del Mar Rosso per aggirare il territorio di Edom, ma il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: perché ci avete fatto salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero. Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti, i quali mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morì. Il popolo venne da Mosè e disse: abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore, contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti. Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: fatti un serpente, mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà stato morso e lo guarderà resterà in vita. Mosè allora fece un serpente di bronzo, lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. Parola di Dio. Rendiamo Grazie grazie a a Dio. Dio. Allora, qui abbiamo alcune cose interessanti. La prima, c'è un popolo che è il simbolo di tutta l'umanità, che è il simbolo della Chiesa, ma diciamo che è il simbolo di ognuno di noi, anche perché questa pagina di Antico Testamento, ma come tutta la scrittura, che è una pagina sempre molto bella, molto simpatica, ma anche molto drammatica, perché la vita è anche questo. Per quanto è stupenda, è sempre attuale. Allora, come dire, perché la scrittura è sempre attuale. C'è un popolo, la prima cosa che dicevamo, un popolo. Siamo noi, parla di noi. È un popolo che è in viaggio dall'Egitto alla terra promessa. Potremmo noi dire dalla terra al cielo, o se volete dalla schiavitù alla libertà. C'è un deserto, c'è la vita. Il deserto è la vita fatta di sudore, di fatica, fatta di lacrime, fatta anche di cose belle, dello stare insieme, del camminare insieme, di sostenerci. Però dove domina, fondamentalmente domina la precarietà, domina l'imperfezione. E da qui nasce anche la paura. Che tipo di paura? La paura: non c'è acqua, non c'è pane, cioè la precarietà della vita ti mette in discussione l'esistenza, e allora incomincia a mormorare, brontolare, che è il tipico verbo del deserto, contro Dio soprattutto, contro coloro che lo rappresentano, la Chiesa stessa e così via. Si manifestano delle situazioni incresciose, tipiche proprio del deserto. Dei serpenti, serpentelle, che sono subdoli, piccolini, sotto la sabbia, chi li vede mai? Nascosti, pericolosi, anche sono velenosi. Lo sanno bene i pastori che quando passano con il gregge hanno una paura matta che di perdere delle pecore, ma hanno perso anche degli amici pastori, perché non ti puoi difendere e sono subdoli. La paura allora aumenta perché molti muoiono. Il popolo allora cosa fa? Vede in questo fatto, in questa situazione, vede nei serpentelli il male che ha combinato. Allora il popolo si pente, va da Mosè, dice: prega per noi per favore. E Dio che ha pietà, tenerezza verso il popolo, fa innalzare su un'asta un serpente di bronzo,
Che vuol dire questo gesto? Manifesta due verità. La prima verità è Dio che si piega su ognuno di questo popolo, ognuno di noi che siamo qua, e dice: figlio mio, ma perché ti allontani da me? Figlio mio, ritorna da tuo padre. Come fa con il figlio al prodigo? Cosa pensi di fare senza di me? Perché ti allontani da me? Perché vuoi vivere la vita senza di me o senza Mosè? Ma non ti accorgi che senza di me non combini niente? Basta un serpentello, una stupidaggine, una sciocchezza banale che ti mette a terra il mondo intero. Ma la seconda verità, che è interessante come la prima, ma è molto più interessante della prima, è che Dio interviene, non ti abbandona, non ti lascia, come con un serpente innalzato. Che è una profezia di che cosa? E di quello che poi verrà in pienezza con Gesù Cristo. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così sarà innalzato il figlio dell'uomo. Quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono. Sta parlando di Gesù. San Paolo infatti dirà: Gesù si è fatto peccato per noi, portò i nostri peccati sul legno della croce, si è fatto proprio come quest'animale. Questo serpente che è il simbolo del male, così si è fatto Gesù per me e per te. Questa è la grande verità. Gesù non ha fatto finta di morire, di soffrire, ma si è lasciato innalzare sulla croce come un serpente, come il male assoluto, ma che non era suo questo male. Era il mio, era il tuo, era il nostro. Allora da oggi, quando guarderai la croce, sentiti accusato di peccato. Io e te ce l'abbiamo inchiodato con le nostre sporcizie. Ma quando guarderai il crocifisso che ha pagato per me e per te, ti sentirai una gratitudine che si manifesterà nella gioia, nella lode e nella benedizione. Perché? Perché siamo stati graziati da un Dio che è Padre e da un solo desiderio: amarti, aiutarti, sostenerti, è sempre piegato su di te e per lui tu sei figlio. E gli altri sono tutti fratelli. Buona giornata, pregate per me.